Ehi, anche tu vuoi materiali e armi a pochissimo prezzo e anche legacy moddate, eccetera? Ragazzi, allora Mister Shop va proprio al caso vostro. Infatti troverete materiali e armi a veramente prezzi bassissimi e inoltre se utilizzerete questo codice DET quando acquisterete degli oggetti, infatti nel sito, avrete un ulteriore 10% di sconto. Il link lo trovate in descrizione. Bella a tutti ragazzi, Quelli che vi parla oggi, siamo qui tornati in questo bellissimo video. Prima di iniziare ricordiamo sempre di passare da Mr. Shop se volete fare acquisti nel sito e se utilizzate il codice DET avrete un ulteriore 10% di sconto. Inoltre ricordo sempre che abbiamo, cioè ho pure il mio sito dove comunque pubblico sempre nuove armi o anche post di armi che porto in video tipo questo e ne approfondisco, quindi mi raccomando passate da tutto tutto in descrizione. E c'è pure il gruppo Telegram che si sta ingrandendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contento perché è molto anche molto attivo. E trovate comunque tutto quello che vi serve in descrizione. Visto che avete votato il 50%, anzi aspetta che sto dicendo, il 50, 51 persone se non di più, tipo 54 hanno votato e la maggioranza ha votato armi legacy, cioè armi legacy, armi al 116, al 107, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi parleremo delle armi al 106. Non le andremo a provare, non le andremo a provare perché diciamo che sono uscite da poco. Ne ho due esemplari, ne esistono altri oltre a questi due. Sto parlando del decostruttore fondatore e del notturno. Queste due tipologie di armi sono veramente molto difficili da reperire al 130. Infatti la gente li cerca, ecco, li cerca veramente tanto. E io il notturno al 130 Legacy ce l'ho un botto però usato, tipo metà vita, ed è sull'altro account. Prima o poi farò anche dei video sull'altro account, un botto figo. C'è un sacco di roba e diciamo che è tutto deposito, tipo 80 spazi che è tutto un deposito. Il problema è che non ho spazio. Comunque, cos'è la particolarità di queste armi? Che sono al 116, diciamo. Ma sembra un livello normale perché comunque potenza 41, 116 di potenza, 5 stelle, raggio solare o core lucente non cambia, è pure legacy, fino a lì ci sta. Ma non è tanto quello, è tanto che ci sono diversi fattori, andiamo a vederla per bene. Come vedete l'arma comunque è strutturata che in mezzo c'è l'elemento, i perk, andiamo a vederli direttamente, doppio perk bianco, velocità di ricarica e probabilità di critico. Perk verde danni critici e perk blu danni. E l'elemento centrale con 10% danni d'arma. Ok? Andiamo a vedere l'altra. Boom. Velocità di ricarica. A doppio sempre perk bianco, uno verde e uno blu. E uno, scusatemi, blu. Ma andiamo a vedere bene. Guardate il perk blu, non cambia, sempre danni. Guardate lì. Avete visto? E guardate la velocità di ricarica in cima. Il primo perk e il terzo perk, e ovviamente il perk centrale dell'elemento legacy, non cambiano. E poi, ragazzi, è molto strana questa cosa. Perché comunque le armi proprio sono uscite insieme. Queste armi esiste pure il tamburo battente al 116. Oppure lo scavafosse legacy al 116. Sempre con le stesse caratteristiche, penso. Bisognerebbe andare a vedere. È molto strano perché quest'arma non è che mi fa sembrare, cioè, non è che mi sembra molto legacy, proprio solo ed esclusivamente legacy. E poi farsela craftare al 116 bisogna avere qualcuno che te l'ha craftata al 116, perché sapete che se tu potenzi un progetto al 130 e non puoi mica tornare indietro di qualche potenza, non puoi mica. È strano. E poi ha veramente tantissimi perk simili. Vabbè, l'elemento, lo sappiamo tutti che comunque gli elementi principali di un decostruttore o di un notturno sono l'energia, da come nascono quest'arma. E ovviamente esistono anche altri perk legacy del notturno che conosciamo. Però sono veramente economicamente molto costosi, no? È strano, è strano, è strano, è strano.
Io mi immagino anche il decostruttore, il tamburo battente e pure lo scavafosse in questo stato, Legacy, con gli stessi simili perk. Quest'arma, a parer mio, non è solo Legacy. Queste armi le vendono a 250 di raggio l'una. Ma penso che comunque ci hanno fatto dietro qualcosa quest'arma. Non può nascere. Cioè, non. Io non ho mai visto in giro una persona con un progetto al 116. È stranissimo. Ho visto un mio amico che aveva tipo uno scavafosse 6 perk al 98 di potenza e tipo con veramente poca durabilità, ma quello era normale, l'avrà fatto chissà quanto tempo fa. Ma queste armi, un gruppo di 4 armi sono uscite tutte insieme nello stesso momento, oppure nello stesso arco di tempo, qualche giorno di distanza l'uno, è strano. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di queste armi. Sono particolari, ovviamente andiamo anche a vedere un po'. Le statistiche, ovviamente ad arma cambiano perché uno pompa un assalto, però il resto è uguale, entrambe potenti, livello 41, raggio solare, 116, 5 stelle. E vabbè, cambia ovviamente il tipo di arma, per il resto però è identico. Vedete, è molto strano. E guardate, nel decostruttore fondatore, guardate i danni critici verdi, sono nel perk verde, e se faccio così vanno al perk bianco. Vedete? Wow. Vabbè, il colpo alla testa non so perché lì è stato cambiato poi con probabilità di critico, penso, sì. Cioè, secondo me sotto queste armi c'è qualcosa. Voi ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me, oltre ad essere comunque Legacy, sono state fatte proprio per essere Legacy e proprio essere questo gruppo di armi solo ed esclusivamente al 116. Ditemelo sotto, mi raccomando. Mi raccomando, a metà pomeriggio uscirà un altro, diciamo, un'altra votazione dove dovrete scegliere tra 121, 112 oppure 107, moddate o legacy. Mi raccomando, scegliete bene. E niente, raga, qui direi che è tutto. Spero di esservi stato il più informativo possibile. Ditemi sotto nei commenti, ripeto, cosa ne pensate. Se avete raggio, scrivetemi che sono sempre alla ricerca. Nuove armi le porterò nel canale presto. E niente, qui direi che è tutto. Bella, raga. With the